Fred Film Radio, 35esima edizione del Torino Film Festival. Sono Angela Prudenzi e saluto gli ospiti. Accanto a me Liu Shidong, il regista Chen Yue, che sono qua per presentare il film The Scope of Separation, che è in concorso alla 35esima edizione di Torino. Ringrazio anche Du Lin che ci farà da interprete. Allora, Chen Yue. Il tuo film è, come dire, una boccata d'aria pura nel panorama del cinema cinese, qualcosa di inatteso e qualcosa che è in bilico tra realtà e presa diretta della realtà, cioè tra finzione e presa diretta della realtà. Come hai costruito il tuo film? 他说：“陈悦导演想请你谈谈你的这部电影的话，对于中国电影来说的话，好，仿佛是一口新鲜的空气一样。还有这部电影的话，给人感觉的话，既像是一部虚构，也像是一部现实的写真。所以说的话，在这个现实的写真以及这个虚构之间的话，想问问你的这个创作是怎么样创作的？”我本人在喜欢的电影的类型上，就是比较喜欢轻松愉快的，所以不管我想要去拍什么，我可能都想要往这个方向发展，这是整个影片的一个基调的出发点。Innanzitutto io come il mio modo di essere persona mi piacciono le cose divertenti, sono anche nella vita reale sono anche una persona divertente, scherzosa, per cui anche nel mio modo di fare film vorrei portare questa caratteristica, quindi il modo leggero, divertente di raccontare una storia. 同时的话，我希望能着眼的话题，却是比较真实的发生在当代的同龄人的命运吧。E poi le storie che mi piace raccontare sono le storie vere, quelle che succedono nella vita reale tutti i giorni intorno alle persone. Per cui io vorrei appunto raccontare le storie vere di realtà attraverso una maniera leggera e divertente. Per il film si è detto che, appunto, che ricorda la leggerezza di Woody Allen. Io ho trovato anche che avesse un occhio alla Nouvelle Vague, quindi vorrei sapere se queste due, insomma, se Woody Allen e la Nouvelle Vague sono in qualche modo presenti. E poi anche appunto questa gioventù che passa le serate in giro per locali, che si scambia impressioni, ecco, se è, anche lui condivide questo modo di vivere. 这部电影的话，现在被媒体的看法的话，是带着一种Woody Allen式的这种轻松的这种手法表现手法，同时也带有一种这样的一种表现手法。他想问一下你们在这方面你们是怎么看的？另外一个的话是影片中所描述的这一代中国年轻人的话，常常我们在影片中看到都是在一些场所夜生活场所或者在里面的话。啊，度过他们的大部分的时光，想问问您在这方面您是怎么看的？就是对这种生活的态度吧，生活方式。我先回答后一个问题啊。Inizio a rispondere l'ultima domanda, diciamo così. 实际上，关于大量的拍摄年轻的夜生活，其实是我想要选择一种视角，因为它可以更多的，反映出，有一批最先接收到外来事物的，年轻人的状态。La scelta di riprendere molte immagini in queste vite notturne nei locali dei giovani è anche il mio, è stata una mia scelta perché vorrei come dire, trovare un punto di vista diverso per raccontare una parte di questi giovani, della generazione giovane, quella che per prima hanno percepito o hanno come dire, convissuto con questa tendenza o moda occidentale. 这种玩的状态和他最后又必须要回到循规蹈矩当中，可以形成一种对比。
Anche per creare un tipo di contrasto dove vediamo questi giovani che vagabondano nei locali notturni, sembra che rappresentano un tipo di vita molto bella e poi alla fine, come vediamo nel fine del film, che si sentono una certa, diciamo, dovere di ritornare nella vita normale di tutte le persone comuni. 然后，第一个问题的话，其实伍迪·艾伦我平常看的还真的是比较少，然后这一回之后，我打算回去好好仔细看看。Invece per rispondere alla prima domanda, a dire la verità, dei film di Woody Allen, in realtà li ho visti pochi. Con questi commenti che ho visto durante il festival, ho pensato adesso rientrando, voglio studiare un po', guardare più film di Woody Allen per capire. 不过，其实费里尼是我非常喜欢，然后对我是有一些影响的一位导演。A dire la verità, come dicevo anche io nella conferenza stampa di prima, invece il regista italiano Fellini è stato un regista che mi ha molto influenzato, a cui diciamo che ho anche avuto qualche ispirazione. Beh, in effetti il suo film si può dire che sia una dolce vita dei giovani, molto amara, come era anche il film di Fellini. 他说：“可以说，你的电影的话，也是就像费里尼当年的那部《甜蜜的生活》一样，表现的也是一种甜蜜的生活。但是的话，里面又带有一些苦涩的味道在里面。给我感觉费里尼确实是这样的一位导演。”Esattamente quello che anche Fellini, i film di Fellini, che mi dà quella impressione lì, che è dolce, molto, molto bello, ma con qualche amarezza. Liu Shidong, nel film ti chiami con il tuo vero nome. Ci sono altre cose che po hai portato nel film di tuo, della tua vita? 施东他想问一下，就是在影片中你的角色也带着你的，用的是你本人真实的名字，所以说他说除了这一点之外，就除了这一点，影片中的角色带了你自己本人的名字之外，还有别的地方，这个角色也代表了你生活中的真实的某一些方面。故事情节中就是，片头的时候说的18岁的时候父亲去世。Innanzitutto, come la storia, quello successo al protagonista nel film, in cui il padre è morto quando lui era giovane, è esattamente anche la vita mia. 工作中也有相似的地方。E poi anche nel lavoro che svolge il protagonista è più o meno anche il lavoro che faccio io nella vita reale. 其他的环节应该都是导演塑造的。E poi altre cose, diciamo, una parte è basata proprio sulla mia vita reale, un'altra parte invece è stata scritta da regista. Sul set come avete lavorato? Hai avuto un margine di improvvisazione? Vi siete mossi liberamente partendo da un testo, ovviamente partendo da una sceneggiatura, oppure seguivate in maniera proprio ferrea la sceneggiatura? 他说在拍摄现场的时候，你们是怎么工作的？你们有一个非常怎么说细节化的剧本呢？你们是按照剧本来拍摄的呢，还是的话有很多性方面的东西？我们拍摄是只有一，前期的时候只有一个梗概。All'inizio del film non avevamo un copione preciso, avevamo solo diciamo, un quadro generale di come dovrebbe essere la storia. 在拍摄当中的时候，更多的是导演在引导。E poi durante le riprese abbiamo un po' riformato, un po' come dire, rabbustito questa storia. Perché
非专业的演员。Anche perché tutti gli attori non sono professionali. 导演也是充分考虑到这一点。Anche il regista proprio ha considerato questo fatto qua che gli attori non sono professionali, per cui. 这样做会让我们更加快速地融入到角色。Per cui un po' abbiamo arricchito questa storia, una parte del copione è stata scritta mentre lo giravamo questo film. Ancora una domanda per Yu Chen Yue. Il cinema cinese ha molte facce, lui rappresenta sicuramente una sorpresa. E ci sono accanto a lui dei registi che stanno sperimentando la sua stessa via, cioè più leggerezza, più appunto film ripresi con attori che si muovono intorno a un canovaccio. Quindi ecco, questo modo più leggero, anche più immediato, oppure è il solo? 想这个问题是想问一下陈悦导演，就是中国电影的话有很多不同的方式吧，方法，很多不同的导演有他们自己的手法去表现一部电影。你的这种方法的话，就是这种是比较怎么说新的。新的一种表现手法，然后像你的这种表现手法就是即兴表演的很多，然后都是生活化，非常生活化这种表现方式的话，你觉得的话是对于中国现在有其他的导演也会像你这样的去方式去做电影吗？据我所知，其实用非职业演员然后充分的自然表演在中国大概20年前应该也是有这样电影的。Diciamo il mio modo di fare film, quindi utilizzare tutti gli attori non professionali e poi la storia è un po', come dire, molto, un po' improvvisata, così i dettagli molto improvvisati, eccetera. È un modo di fare film, credo già anche a 20 anni fa c'era già in Cina. 我相信这应该是年轻人们能够找到的一种表达自己比较好的方式吧，在最开始电影起步阶段。Per me personalmente, secondo me è il modo migliore, forse anche per chi come un regista o un nuovo nel campo del cinema, chi inizia a intraprendere questa strada, forse è il modo migliore, anche più libero di fare film. 在开始制作之初，其实这种方法也不是完全自觉的。然后如果对于其他的同样的工作者来说，就希望大家也循着自己真正想要的方式去做就行，并不用太去考虑形式。Poi cinema è un modo libero, una espressione libera, per cui io penso che ognuno ha può, come dire, può fare al modo suo, con il suo, la maniera o il modo che piace. Allora, grazie a Liu Shidong Chen Yue per essere stati qui con noi, e grazie anche a Dulin per la traduzione, e questo è Fred, The Festival Insider.